Una serata splendida qui a Messina, in questo Lido, con una scena da cartolina e per gridare basta vittime della strada. E lo abbiamo fatto con tanti testimoni importanti, ma anche e soprattutto con delle madri coraggio. Qui ne abbiamo una che si chiama Patrizia Scaglione. Patrizia, la quale colpita da una sciagura più grande di ogni sciagura immaginabile. La tua vita che cambia. E Totalmente, si distrugge totalmente. lei che sceglie comunque di essere testimone nel segno di un figlio, di un messaggio forte, e stasera è qui per testimoniare con il cuore, un messaggio che possa salvare altre vite. Tu ti chiami? Io mi chiamo Patrizia Scaglione, sono la mamma di Andrea, un ragazzo che ha perso la vita in un incidente stradale quasi 2 anni fa, il 26 proprio di questo mese, compie 2 anni. Un mese particolarmente difficile, non perché tutto il resto degli altri giorni non lo siano, ma perché quando poi si avvicina il periodo in cui lui è andato via, ancora si aggrava e ancora si approfondisce la ferita e diventa ancora più sanguinante. Il mio messaggio è quello di far sì che ci siano meno vittime sulla strada, che ci sia un comportamento più responsabile, che i ragazzi, ma anche gli adulti, siano coscienti quando si mettono alla guida, di avere un atteggiamento responsabile e civile, perché io ripeto sempre questa frase: la vostra vita vi appartiene, ma quella degli altri no, e non è giusto toglierla per un vostro capriccio o perché siete responsabili o perché veramente non pensate che tutto ciò che può succedere agli altri può succedere anche a voi. Quindi questo è il mio messaggio fondamentale. Nello specifico, perché ciò possa essere monito per altri, che cosa è accaduto purtroppo a suo figlio? Mio figlio è stato investito mentre tornava da una serata in tranquillità in Vespa insieme a un amico suo. Indossavano il casco, andavano a bassa velocità, non avevano bevuto. È stato investito da una macchina che correva ad alta velocità, ha invaso la sua corsia e il conducente aveva il tasso alcolemico 3 volte superiore alla norma. Purtroppo la giustizia ancora non rientrava nell'omicidio stradale, è stato condannato solo a 2 anni e 8 mesi. E dobbiamo anche essere contenti di questo. Purtroppo mi riferiscono i miei avvocati, perché con la vecchia legge è stata una delle sentenze più alte, diciamo, degli ultimi periodi, prima di quella di Rebecca, appunto, di cui si parlava antecedentemente, che è stata di 4 anni e 4 mesi. Il nome di tuo figlio, ricordiamo. Andrea Scaglione. Andrea Scaglione era un ragazzo splendido, non perché era mio figlio, ma veramente uno splendido ragazzo impegnato nella politica, nel ballo, nella musica, era rappresentante di istituto, amava la vita a 360 gradi, si sapeva anche divertire perché faceva le serate, era PR e faceva un po' di tutto. Era un ragazzo nel pieno della vita, veramente, come tanti altri. Ed abbiamo un amico in più che ci accompagna in questo viaggio del cuore. Andrea, grazie di Grazie cuore. tante a voi, grazie. Parlavamo di mamme coraggio stasera qui a Messina, in questo Lido, in questo incanto magico. E un volto che affiora da un telefonino. Il nome di questo splendido giovane? Salvatore. Salvatore. E lei si chiama? Io Rita Galbagno, sono la mamma di Salvatore. Un giorno come tanti altri, un giorno in cui ti arriva una notizia che non vorresti mai sentire, che cambia completamente la tua vita. Sì, ero al telefono con la figlia di mio figlio Salvatore e è arrivata la notizia che suo papà l'avevano investito sulla tangenziale e no, non si muoveva da terra. Quindi le dico, la disperazione di noi, ho chiuso il telefono e sono scappata all'ospedale pensando che fosse qualcosa di meno grave. Invece no, mio figlio non c'era più. Un figlio che ogni mamma vorrebbe avere. Una moglie, mi è rimasta una nuora a 41 anni senza marito e 2 figli senza padre. Cos'è accaduto quel giorno terribile? Mio figlio era andato a prendere il suo ragazzo che era uscito mezz'ora prima da scuola. Pioveva forte e camminavano piano sulla tangenziale. Questo ragazzo nella galleria ha sorpassato 2 camion e
lui dice a 70, ma io non riesco a capire come si fa a sorpassare i due camion a 70. Uscendo dalla galleria sbandato e gli è arrivato addosso a mio figlio e a mio nipote. Mio figlio ha fatto un volo e è andato ad impattare contro il guardrail ed è rimasto a terra. Sono immagini che... Sono dolori inestimabili. Guardi, è qualcosa che non posso essere raccontato. No, è qualcosa che non si può capire. Ti strappa il cuore, un figlio che muore ti strappa il cuore perché tu è una parte di te che hai portato dentro di te. Sono 15 mesi ancora, da me è molto fresca la ferita. E poi vogliamo dirlo a tanti che non si rendono conto, perché purtroppo finché queste tragedie non si toccano regna l'irresponsabilità, non si capiscono i veri valori della vita, non si capisce che non si può tornare indietro, che quindi non si può spezzare una vita in questo modo. Io un po' ce l'ho anche con i giudici, perché non hanno capito che una vita vale più di 4 mesi. A mio figlio non è stata data giustizia completamente, perché gli sono stati dati 4 mesi con la condizionale, quindi questo ragazzo non ha pagato niente. Io non volevo che andasse in carcere perché non mi restituiva mio figlio, ma almeno che facesse i servizi sociali, perché si rendesse conto di quello che aveva fatto. La giustizia, invece, la consapevolezza. Invece nulla, perché questo continua a guidare tranquillamente. Noi non l'abbiamo potuto vedere neppure in faccia perché non si è presentato al tribunale, ha patteggiato ed è finita lì. Noi piangiamo ancora e lui vivono la loro vita tranquillamente. Ma come si fa a dormire o a camminare o a andare avanti pensando che ha ammazzato un ragazzo, un padre di famiglia che ha lasciato quattro famiglie nella disperazione? Perché noi altri siamo due figli, altri due figli, mia nuora e io. Terribile. Come si chiamava suo figlio? Salvatore. Io avevo Salvatore? Messo Salvatore perché sono molto credente e l'avevo chiamato come Gesù, Salvatore. Salvatore da oggi viaggia con noi in questo viaggio del cuore, un nome in più, un cuore in più che batte per evitare che altre vite siano spezzate. Grazie, grazie a tutti voi. Grazie, grazie. Non dimenticate i nostri figli, non li dimenticate.